cos'è la felicità che dà il primo sole? Perché la luce che cade sulla terra ci dona la gioia di vivere? Il cielo è turchino, la campagna è verdissima, le case d'un biancore assoluto. Rapiti, gli occhi bevono queste tinte vivaci e ne fanno motivo d'allegria per l'anima. Ci viene voglia di ballare, allora, di correre, di cantare. Una felice leggerezza di pensieri, una specie di tenerezza smisurata. Vorremmo baciare il sole. I ciechi, sotto i portoni, impassibili nella loro eterna oscurità, restano calmi come sempre in mezzo a questa nuova gaiezza e senza capire calmano in continuazione il loro cane che vorrebbe mettersi a correre. Alla fine della giornata, quando fanno ritorno a casa, al braccio di un fratellino o di una sorellina, se il bambino dice «Oggi è stata una giornata splendida», l'altro risponde «Me ne sono accorto, sai, che era bel tempo». Il cane non riusciva a stare fermo. Ho conosciuto uno di questi uomini, la cui vita è stata un martirio, così crudele che riesce difficile persino immaginarlo. Era un contadino, figlio di un fattore normanno. Finché vissero i suoi genitori, più o meno fu assistito. Soltanto la sua tremenda infermità lo faceva soffrire. Ma da quando i suoi vecchi se ne furono andati per sempre, cominciò per lui un'esistenza atroce. Fu accolto in seguito da una sorella e tutti in quella fattoria lo trattarono come un parassita che mangia il pane altrui. Gli rinfacciavano il cibo durante ogni pasto, lo chiamavano fannullone, buono a nulla, e sebbene il cognato si fosse appropriato della sua parte di eredità, gli dava appena 4 cucchiaiate di zuppa, giusto quel poco che non lo facesse morire di fame. Aveva una faccia pallidissima e grandi occhi biancastri, come ostie benedette. Sotto ogni ingiuria rimaneva impassibile, così chiuso in se stesso da non far capire se le avesse udite oppure no. D'altronde, non aveva mai conosciuto l'affetto. Persino sua madre l'aveva sempre un po' strapazzato. Non gli aveva mai voluto bene. Infatti, in campagna, la gente inutile viene considerata come dannosa e i contadini farebbero volentieri come i polli che ammazzano tutti quelli fra di loro che sono malati. D'estate, appena mangiata la zuppa, andava a sedersi davanti alla porta. D'inverno si appoggiava al camino e non si muoveva più fino a sera. Non faceva un gesto, non cambiava espressione. Solamente le sue palpebre, mosse da una continua sofferenza nervosa, si chiudevano ogni tanto sulla macchia bianca degli occhi. Ragionava, pensava, era cosciente della sua vita. Nessuno se lo chiedeva. Per qualche anno andò avanti così, ma la sua incapacità di fare qualunque cosa e la sua impassibilità esasperarono a lungo andare i suoi parenti. Cosicché diventò uno zimbello, una specie di martire buffone, di preda offerta alla ferocia naturale, alla selvaggia allegria dei bruti che gli venivano vicino. Immaginarono gli scherzi più crudeli che la sua cecità potesse ispirare e per ripagarsi di quel che mangiava fecero dei suoi pasti il divertimento dei vicini e il supplizio dell'impotente. I contadini delle case accanto andavano a divertirsi così, se lo dicevano da porta a porta, e la cucina della fattoria era piena ogni giorno. A volte mettevano sulla tavola, vicino alla scodella da cui il cieco aveva cominciato a assorbire la zuppa, un gatto o un cane. La bestiola fiutava distinto l'infermità dell'essere umano e pian piano si avvicinava mangiando silenziosamente, leccando con delicatezza. E quando uno schiocco più forte della lingua richiamava l'attenzione della vittima, si scansava, con prudenza, per evitare il colpo da lui menato a casaccio col cucchiaio. Allora erano risate, spintoni, pestate di piedi degli spettatori pigiati in fila lungo le pareti. Senza dire mai una parola, lui si rimetteva a mangiare portando alla bocca la mano destra, mentre con la sinistra difendeva la sua scodella. Altre volte gli davano da mangiare pezzi di sughero o di legno, foglie o porcherie, che lui non riusciva a distinguere. Poi si stancarono anche degli scherzi e il cognato, stanco di mantenerlo sempre, cominciò a picchiarlo, a riempirlo di busse continue, ridendo dei suoi inutili sforzi per parare i colpi o restituirli. Venne fuori in tal modo un nuovo divertimento, quello degli schiaffi. I contadini a giornata, il garzone di stalla,
Le serve in ogni momento gli davano ceffoni sulla faccia, costringendolo a sbattere precipitosamente le palpebre. Non sapeva dove nascondersi e rimaneva sempre con le braccia tese per evitare che gli si avvicinassero. E poi lo costrinsero a mendicare. Lo lasciarono sulle strade di comunicazione nei giorni di mercato. Appena sentiva un rumore di passi o il rollio di una carrozza, doveva tendere il cappelluccio mormorando «Per piacere, un po' di carità». Ma il contadino è avaro e c'erano intere settimane in cui non portava a casa neanche un soldo. Allora l'odio si scatenò contro di lui, implacabile. Ecco come morì. Un inverno la terra era coperta di neve e gelava spaventosamente. Una mattina il cognato lo portò molto lontano in una strada larga per fargli domandare l'elemosina. Ce lo lasciò tutta la giornata e quando venne notte disse ai suoi che non l'aveva ritrovato. E poi aggiunse «Basta, non stiamo a preoccuparci. Qualcuno se lo sarà portato a casa perché aveva freddo. Per Dio, quello non si è perso di certo. Tornerà domani per mangiare la sua zuppa». Il giorno dopo non ritornò. Dopo aver aspettato per ore e ore, tormentato dal gelo, sentendosi morire, il cieco si era messo a camminare. Non riuscendo a riconoscere la strada, sepolta sotto quella schiuma di ghiaccio, aveva girovagato a caso. Era caduto nei fossi, si era rialzato sempre in silenzio in cerca di una casa. Ma era stato preso a poco dal torpore della neve e non potendosi più reggere sulle deboli gambe, s'era accasciato in un luogo pianeggiante. Non si rialzò più. I fiocchi bianchi che seguitarono a cadere lo seppellirono. Il corpo irrigidito scomparve sotto il cumulo di quella massa smisurata. Niente indicava il luogo in cui giaceva il cadavere. Per 8 giorni i parenti finsero di informarsi, di cercarlo. Spremettero persino qualche lacrima. L'inverno era molto rigido e non si arrivava mai al disgelo. Una domenica, mentre si stavano recando a messa, i contadini notarono che uno stormo di corvi volteggiava in continuazione sulla campagna e poi si buttavano come una pioggia scura verso uno stesso punto in un andirivieni continuo. Anche la settimana successiva quegli scuri uccelli erano sempre lì. In cielo non appariva una nuvola, come se si fossero riuniti lì da ogni angolo dell'orizzonte. Si lasciavano planare con strida acute sulla neve abbagliante che macchiavano in maniera strana e becchettavano ostinatamente. Un ragazzo andò a vedere cosa stavano facendo e scoprì il corpo del cieco, già mezzo divorato e dilaniato. Gli occhi pallidi erano spariti, assaliti dai lunghi becchi voraci. Non riesco mai a godermi l'allegria di un giorno di sole senza un ricordo triste e un malinconico pensiero per quel poveretto, così abbandonato da tutti nella sua esistenza, al punto che la sua morte fu un sollievo per quelli che lo avevano conosciuto.